la palla messa dentro da Morabito, resta lì, attenzione, c'è Catania con il sinistro, Salvatore Catania, 1-0 è il clima, Anzio Lavinio è stato il centrocampista a ribadire in rete questo pallone rimasto lì dopo che sia Di Pietro che Bolletta non erano riusciti a trovare contatto appunto con la sfera. Ci ha pensato Catania, 1-0 è il clima. Traccia va con il lungo lancio che sembra buono per Frasca, il tiro al volo di Frasca, rete! Grandissimo gol del Trostedi che trova il pareggio dopo soli 2 minuti al Bruschini. Un gol incredibile concretizzato in soli 2 tocchi. Il neo entrato Frasca con un sinistro al volo ha beffato Ragno. Ma nota di merito per il grande, grandissimo lancio di Casarcia che è andato a pescare il compagno ottimamente. Il Trostedi pareggia 1-1. Lunga la soluzione di Defendini a cercare la testa di qualche compagno, la palla resta lì, Giancanna traversa, attenzione, palla che è ancora giocabile, Iorio 2-1 al clima al 41esimo della ripresa, grandissima gioia dei padroni di casa con il sinistro, è andato a correggere l'ennesima traversa colpita dalla squadra di Tontini che adesso può gioire perché passa a 4 minuti dal termine e vede il secondo posto ancora Alessio Iorio che sta trovando una discreta continuità sotto porta, un gol importantissimo, 2-1. Rimessa verso il centro, finta di Candy, spunta Arena di petto, poi tacco meraviglioso per Candy! Che giocata! Che gol del Monte Giordano! Cava fra tocchi e 0, Monte Giordano 1! È un gol bellissimo! Un tacco favoloso di Roberto Arena e un colpo di testa coraggioso di Candy e sono 15 in campionato! Progressione Candy che apre poi dalla parte opposta, tutto a sinistra per Palumbo, Palumbo temporeggia, si appoggia ancora per Candy che la rimette in mezzo verso Arena! Che gol del Monte Giordano! Raddoppio dei rossoblù! Cava fra tocchi e 0, Monte Giordano 2, che gol di Roberto Arena che è staccato verso il cielo sulla palla bellissima scodellata da Candy, servito da Palumbo, i tre tenori del Monte Giordano pungono ancora! Calcio di punizione verso il mucchio, attenzione, esce entro casa vuoto, la palla resta lì, Cerani! E la riapre lui, il capitano, che porta subito la palla verso il centro. Partita riaperta proprio all'ultimo istante, ma che uscita a vuoto del presidente entro caso!
palla dell'Ave Maria nello spazio verso Tomassetti. Tomassetti la mette in mezzo, in tuo caso la rinvia proprio su di Gianmarco. Incredibile, all'ultimo istante il Calafiatocchi trova il pari e 2-2 al Ferraris. Incredibile davvero, con di Gianmarco il Real Calafiatocchi trova il pari. Che errore di Introcaso, che tentava di allontanarla ancora una volta di piede. La palla ha rimbalzato proprio addosso a Di Gianmarco e sul gong i padroni di casa trovano un punto importantissimo in ottica classifica. Ma che doccia fredda per il Monte Giordano. Ringhia sul pallone Puxeddu, la domestica una palla difficile, si gira al centrocampista per Metani, che ha spazio. Metani con il destro! Al Mineto Metani, dopo 10 minuti del primo tempo, porta in vantaggio i suoi con un destro a fil di palo, dove Frabotta non ha potuto nulla. 1-0 Città di Pomezia. Riccardi lato che era breve per il centrocampista, che va con il sinistro, un sinistro incredibile di Dantimi. Non ha lasciato spazio a Crisafulli, che forse si è mosso troppo in ritardo, ma è 1-1 per il Tor Bella Monaca, che rimette così sui binari giusti la partita. Alza la testa, vediamo se andrà con il destro Biancardi del gol del Tor Bella Monaca. Una parabola che non sembrava troppo insidiosa, ma Crisafulli forse troppo ingenuo sulla sfera, ed è 2-1 per il Tor Bella Monaca. E ora salvezza, che si fa ancora più difficile per gli uomini di Sebastiani. Volpe scaltro a mettere in mezzo questa palla per Caprioli. Caprioli in area, atterrato, ed è calcio di rigore. L'arbitro punisce questa trattenuta di Franco Nazzi e non ci sono stati dubbi per il direttore di gara. È calcio di rigore e Fusco che andrà sul dischetto. Ah, Fusco con il destro e finita Frabotta, fin qui invalicabile. C'è ancora speranza per il Città di Pomezia, che fa 2-2. Tre quarti, vede, bellissimo, Bellisai dentro, però c'è la grandissima ancora una volta chiusura di Franco Nazzi. Va Mazza sul pallone, Mazza mette in mezzo, svetta, setta, la palla finisce in rete, incredibile al maniscalco. 2 minuti mancano alla fine della partita e Asetta svetta di testa in area di rigore, e non c'è stato nulla da fare per la difesa. Corre come un forsennato a prendersi l'abbraccio dei compagni e del pubblico. È salvezza per il Città di Pomezia.
ottima l'apertura per Domenico. Domenico supera Casaldi. Domenico va col sinistro. Domenico è entrato da 2 minuti e ha già lasciato il segno. Un colpo sensazionale, forse decisivo per il Città di Fiumicino. Al 79esimo, Dilettanti Falaschi 0, Città di Fiumicino 1.